Dal 18 giugno il quartiere medievale tornerà a rivivere in grande e addirittura in costume d'epoca. Stiamo parlando infatti del ritorno di Ludica, 12ª edizione, e proprio di questa manifestazione molto particolare, molto suggestiva, parliamo con l'organizzatrice e coordinatrice Serenella Covi. Allora, che cosa ci dobbiamo aspettare dal 18 al 24 giugno? Innanzitutto delle piazze che sono molto colorate, molto sceneggiate, molto teatralizzate riguardo appunto all'epoca del 1002-1003, con tutti i suoi aspetti, quindi sia dall'aspetto insomma dell'artigianato all'aspetto del gioco, e apposta l'evento si chiama Ludica perché c'è sempre questo forte connubio fra gioco e storia, o comunque spiegare la storia attraverso il gioco, e il teatro, teatro che ormai ha assunto sempre più una caratteristica molto importante, teatro di strada, quindi con giullari, mangiafuoco, acrobati, ma anche con un teatro di strada che sia proprio quello della commedia, quindi degli spettacoli un po' più corposi come La cerca di Brancaleone, che sarà questo spettacolo interattivo che ci sarà venerdì e sabato, in cui il pubblico sarà coinvolto in una vera e propria ricerca dei valori dei valori che Brancaleone rappresenta, quindi sarà una sorta di rappresentazione teatrale però interattiva, guidata, in cui il pubblico sarà comunque anche protagonista di questa avventura. E del resto il pubblico protagonista è proprio l'elemento caratterizzante di Ludica. Sì, ci teniamo molto a questo aspetto perché Ludica nasce come un evento popolare, deve rimanere tale, vogliamo che rimanga tale, è un evento dove chiunque venga possa trovare un aspetto che gli piace e un aspetto che lo coinvolga, a partire dai bambini che possono trovare appunto i giochi, possono trovare il loro spazio, le narrazioni, i racconti per loro, agli adulti che trovano appunto lo spettacolo, la musica, le scene particolari, e i giovani che trovano insomma in Ludica sia il gioco di ruolo, sia l'aspetto più rievocativo, sia l'aspetto teatrale, l'aspetto giocoso, e tutti vengono coinvolti in quello che più gli piace, fino ad arrivare poi all'evento che è proprio quello top di coinvolgimento, che è la battaglia della domenica, dove ogni anno abbiamo sempre più persone che in qualche modo vogliono intervenire o come figuranti per il corteo o come proprio protagonisti della schermaglia fra Guelfi e Ghibellini. Ci sono anche delle novità. Sì, ci sono delle novità che sono appunto una delle chicche è l'invito a corte con delitto, dove il pubblico che viene, che si prenota, oltre a partecipare a una cena medievale in costume, nel senso che noi forniremo anche i costumi e la cena sarà studiata e caratterizzata come era nell'epoca, sia nel vettovagliamento che nelle ricette, oltre a questa cosa avrà l'aspetto giocoso appunto della cena, nel senso che ognuno avrà un personaggio, interpreterà un ruolo e deve capire che cosa è accaduto nella corte, quindi quali sono stati gli intrighi, perché quella persona ha fatto questo, e quindi è un gioco investigativo, una cena investigativa in gioco il ruolo. Questa è una cosa. Un altro aspetto importante è il concorso fotografico estemporaneo, perché abbiamo riscontrato che molti giovani si sono riavvicinati alla fotografia, che comunque è sempre secondo noi un aspetto molto importante artistico, è un valore artistico, e siccome molti girano, abbiamo visto anche nel corso del tempo girare con queste macchinette fotografiche, abbiamo voluto dare una connotazione anche per avere appunto un riscontro da parte di tutte queste persone che fanno foto, e anche su questo ci saranno sia una giuria popolare e sia una giuria invece appunto più tecnica, che valuterà le varie opere che possono essere pubblicate su Facebook. La cosa più importante è ovvio che le foto devono essere fatte nei giorni della manifestazione, apposta si chiama concorso estemporaneo. Certo, quindi tema libero, però tema libero, però sono gli aspetti, momenti diciamo particolari che colpiscono l'immaginazione del fotografo in quel momento. Sì. Altra novità, la carovana medievale. Sì, la carovana medievale, che è questo raduno camper che
che avevamo insomma intenzione di fare già da parecchio tempo, però poi non riusciamo mai a trovare una location adeguata perché ovviamente il camperista occupa spazio, e finalmente l'abbiamo trovata perché abbiamo scoperto che c'è una telecampeggio a due passi da Viterbo, e quindi per avere appunto approntato questa cosa finalmente abbiamo potuto anche organizzare e passare voce che c'è questo raduno camper, anche perché insomma è un aspetto particolare, no? Questo del viaggio, cioè nel Medioevo si viaggiava molto spesso con carri e si facevano questi lunghi percorsi per andare da un luogo all'altro, il camperista è facilitato, però ovviamente è un viaggiatore anche lui che va alla scoperta di luoghi nuovi, e quindi ci piaceva insomma ecco creare questo connubio, questa accoglienza in più rispetto ad un pubblico che molto spesso in Italia non ha così tanta accoglienza, perché l'aspetto del muoversi insomma così col camper non è ancora un aspetto così sviluppato in Italia. Vogliamo ricordare bene allora l'appuntamento, l'evento dal 18 al 24, sì. Gli orari? Gli orari sono ogni sera dalle 18 alle 24, tranne appunto la domenica, che col fatto che c'è la battagliola, quindi ci si incontrerà già intorno alle 15 del pomeriggio per la vestizione, per la divisione del corteo, per la selezione dei vessilli, eccetera eccetera. Il percorso inizia da? Il percorso comincerà da Piazza San Carluccio, poi si affronterà per le vie del centro storico fino ad arrivare a Valle Fau, dove ci sarà questa rievocazione in chiave ludica della battaglia fra Guelfi e Ghibellini. La parte guelfa era la città di Viterbo, la parte ghibellina era l'assediante Federico II con le sue truppe mercenarie. E allora buon ritorno al Medioevo.